amici del Portale del Verde, ben ritrovati. Siamo qui, siamo a Verbania, siamo alla compagnia del Lago Maggiore, siamo insieme a Paolo Zacchera, che oggi io utilizzerò soprattutto per una mia curiosità personale, perché voglio finalmente capire la differenza che vi è quando si dice specie o quando si dice ibrido. Quindi oggi Paolo Zacchera, per favore, cerca di chiarirmi questa differenza. Cominciamo con una non risposta. Questa bella pianta che voi vedete è nata per conto suo. Cioè qualche uccello o noi, spostando altre piante, abbiamo fatto cadere dei semi di camellia, perché le camellie col fiore semplice o semidoppio con gli stami vengono fecondate dalle api indispensabili, si chiudono, portano a fine estate un piccolo frutto con dentro due o tre semi neri che cadono, dando origine a nuove piante. Casualmente sono caduti dei semi di camellia all'interno del nostro vivaio e queste piante, pensate, sono casualmente, guardate che spettacolo, da fare invidia. Questa sarà rossa, questa sarà bianca. Nel caso delle varietà ottenute dall'uomo, invece, è necessario lavorare con la talea, perché è l'unica maniera di conservare la caratteristica della pianta nella nuova generazione. Se io raccolgo i semi di una pianta, non posso essere sicuro di avere ancora lo stesso fiore di prima, perché la nuova pianta sarà un'ibridazione, quindi il risultato del pianta madre più il polline che qualche insetto ha portato all'interno del fiore. Quindi, allora, facciamo chiarezza. Allora, l'ibrido praticamente... L'ibrido è creato dall'uomo, okay, prendendo volutamente del polline da un fiore e portandolo all'interno di una pianta. Quindi c'è la mano dell'uomo. C'è la mano dell'uomo. Mentre invece la specie è una pianta, sempre all'interno dello stesso genere, che è stata trovata ieri, 100 anni fa, 300 anni fa, spontanea in qualche parte del mondo. Il rododendro cresce in montagna a 1500 metri, il rododendro ferrugino, è una specie, è una pianta che è presente sulle nostre montagne, è autoctona ed è sempre stato lì da centinaia di migliaia di anni. Ok, allora una volta che uno crea un ibrido, che cosa fa? C'è un libro, c'è un registro di questi ibridi? Allora, in tutto il mondo ci sono appassionati di camellie. Gli appassionati di camellie si susseguono a generazioni dal fine del Settecento. Siamo arrivati ad avere quasi 30.000 camellie nomenclate con una descrizione, e adesso che ci sono anche le fotografie facili, molte di queste sono reperibili. Perciò, se io vado su Google, dovrei anche trovare. Ormai ce n'è un numero infinito. E allora, a questo punto, l'ultimissima domanda che faccio a Paolo, che se l'aspetterà sicuramente: ma la compagnia del Lago Maggiore quanti ibridi ha creato? Io ho una collezione privata di circa 400. Io non ho creato nessun ibrido. Okay. Io ho una collezione di circa 400 piante di camellie diverse, tutte con nome e cognome. Di queste ne produciamo una cincantina tutti gli anni e una 30 o 40 in maniera endemica, nel senso che sono piante non meno commerciali, adatti, interessanti, che coltiviamo per gli amatori e per avere il piacere di avere piante di molte varietà. Quindi, cari utenti di YouTube, la bella notizia di oggi è che intanto che noi stiamo facendo le nostre faccende quotidiane, i nostri lavori, eccetera, qui in provincia di Verbania, alla compagnia del Lago Maggiore, tutti i giorni si producono nuove camellie, nuovi, chiamiamoli così, ibridi, quindi la produzione di camellie si allarga sempre di più. Saremo invasi, che bello, dalle camellie, perché tutti i giorni questa produzione continua ad aumentare. Adesso, con questo bellissimo fiore, come si chiama questa, Paolo? Questa non ha nome perché è cresciuta da seme e quindi non è stata nominata. E allora glielo diamo oggi in diretta, chiamiamola con un bel nome, come potremmo chiamarla? Portale del Verde. Oh, eccola qui, che bella idea. Questa è la camellia del Portale del Verde. Bravo Paolo che ha avuto questa bella idea.
per essere registrato in questo senso bisogna fare la descrizione del fiore, fotografarlo e mandare tutto l'incartamento a Londra per registrare la pianta. Beh, a Londra abbiamo anche già un buon collegamento, visto che abbiamo la moderatrice, che salutiamo, del nostro gruppo Facebook, che si chiama Erika Imeri, e quindi guarda bene questa camellia, perché dovrei andare in quell'ufficio che dopo ti diremo per registrarla. Alla prossimo video mettete un bel pollice in su, ciao!